Questa è una manifestazione che ci dà sempre molto lustro e molto impegno, però i risultati sono notevoli. La gente viene, è seguita, è una manifestazione 36esima che oramai è al calendario nelle gare nazionali. La forza della Sportiva Stura sono questi, i genitori, i soci che in queste occasioni si prestano. Qui c'è della gente che sono due giorni, dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 8, perché poi devono smontare tutto. Una grande sfida, direi molto vinta, è uscita una manifestazione grandiosa, nonostante tutto quello che la Sportiva Sturla ha patito, subito per la mareggiata. Abbiamo creduto in noi, abbiamo costruito, come era in precedenza, uno staff magnifico, uno staff costituito dal cuore, e abbiamo realizzato un ennesimo piccolo grande miracolo. Una squadra, quella che ha lavorato alacremente dietro le quinte in questi giorni, numerosa e soprattutto entusiasta di poter consentire alla Sportiva Sturla di crescere sempre di più. Assolutamente, una squadra formata da grandi amici, tutti i collaboratori interni, 34 persone che si sono date da fare da venerdì scorso fino a oggi, e alcune persone anche che si sono date da fare pesantemente nella preparazione di questa manifestazione, perché alle spalle, oltre la parte operativa, c'è da pensare che c'è una parte tecnica organizzativa di grande importanza. E dal punto di vista dei risultati, le vostre fatiche sono state ripagate al meglio, belle prestazioni non soltanto degli atleti della rappresentativa federale. Manifestazione appagante anche dai nostri ragazzi, che hanno ottenuto dei risultati di alto livello, bravi ragazzi di tutte le squadre, oltre chiaramente alla rappresentativa nazionale, ma soddisfatti, molto soddisfatti anche dei nostri ragazzi. Siamo solo all'inizio di questa lunga estate, ci attendono il trofeo Panarello, il miglio e il mezzo fondo. Un'estate molto calda anche come temperatura. Un'estate magnifica per tutte le manifestazioni. La prossima settimana avremo delle grandi manifestazioni per la pallanuoto, ci troveremo a settembre con il miglio, insomma un'estate piena di attività. Quale valore ha per la Federazione Italiana Nuoto questo Memorial Morena? Moltissima, perché oltre che essere una bella festa, qui ci sono tutte le promesse del futuro, quindi noi su questi giovani contiamo, speriamo e cerchiamo di dare una mano alle società che si impegnano per queste manifestazioni. Un giudizio sull'organizzazione dell'evento, sull'operato della Sportiva Sturla? Perfetto, come al solito io sono di parte perché sono ligure, ma si vede entusiasmo e professionalità. Sono alcuni dei migliori talenti italiani che hanno iniziato a ottenere questi risultati di alto livello, diciamo, per la loro età. Si mettono in luce nella categoria ragazzi dai criteri a giovanili di Riccione. E 5 di loro hanno già partecipato alla Coppa Komen che si è svolta lo scorso fine settimana in Bulgaria, vincendo una manifestazione insieme al resto dei loro compagni, e mentre uno di loro partirà a fine mese per le giornate olimpiche della gioventù europea, che è Dutto Simone, che è delfinista. L'appuntamento del Memorial Morena è un appuntamento importante da molti anni, a cui la federazione ha piacere di partecipare, mandando sempre una rappresentativa dei migliori giovani che iniziano a farsi strada nelle varie file della nazionale, partendo da quella della categoria ragazzi per poi crescere nelle rappresentative juniores, che in questi giorni è partita per gli europei juniores, per questo non è presente qui il CT della nazionale giovanile Walter Bolognani, ma ha designato me come loro accompagnatore.